Prosegue la rigenerazione del borgo minerario dell'Argentiera nel comune di Sassari. Il nuovo tassello è infatti il Fronte Mare, un'area di oltre 500 metri quadrati riqualificata e restituita alla comunità come spazio destinato alla socialità, al gioco, agli eventi culturali e sportivi. L'intervento, presentato venerdì 8 settembre, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l'associazione Landworks e l'amministrazione comunale, che hanno coinvolto gli artisti internazionali Tellas e Tublin. Numerosi anche i partner pubblici e privati che hanno sostenuto il progetto, a cui hanno partecipato attivamente un centinaio di professionisti, creativi, studenti e bambini. Il progetto mira a valorizzare un luogo, quindi gli ridà vita attraverso un campo da gioco su multisport, mettendo al centro il ruolo dello sport e dei bambini, un luogo per divertirsi, per svagarsi, legato alla cultura anche, e che noi chiamiamo banchina culturale. Il progetto di valorizzazione dell'antico borgo ha preso il via nel 2019 con l'apertura del museo e del centro culturale a cielo aperto Mar Miniera Argentiera. Lo scorso anno l'inaugurazione della Scala, un cineteatro all'aperto in legno, e ora il Fronte Mare, progetto tra i vincitori della quarta edizione del premio Creative Living Lab promosso dal Ministero della Cultura. Uno spazio di connessione tra il mondo marino e quello terrestre. A incorniciarlo un intervento artistico che unisce idealmente mare, terra e cielo, un luogo scenico d'eccezione con una quinta naturale sull'orizzonte e sulle acque cristalline dell'Argentiera.